Hola, ciao a tutti ragazzi, eccoci qui. Allora, come promesso, oggi martedì faccio, cioè infatti sto facendo il nuovo video e sono tornato a fare le classiche dirette, diciamo così, live del gioco, cioè mentre gioco, il commentino così. Allora, comunque questa qui è la mia formazione attuale. Ora non mi ricordo com'era quella dell'ultimo video, non dico l'ultimo video uscito venerdì scorso, ma dico proprio l'ultimo video nel quale giocavo, ecco. Comunque, sì, è un po', diciamo, modificata, cioè un po' diversa dalla solita, soprattutto perché comunque è un po' un miscuglio sia di giocatori, cioè a livello di categorie, partire dalla Serie A, per passare dalla Premier, la Bundesliga, passare dalla Ligue 1, insomma quella francese, e anche per quanto riguarda le nazionalità. Comunque, come vedete, ciononostante l'intesa, seppur non completamente al 100%, è pur sempre verde, e così a me personalmente va bene, non è che chiedo necessariamente di avere al 100%, basta che sia verde. Comunque, iniziamo a giocare. Per la cronaca, tanto per rimanere in tema, vi ricordate che è arrivato di 2, avevo detto, dove sarò, farò il video. Ecco, sono in retrocessa di 3. Ragazzi, non mi riesce. Spero con voi di poter tornare in D2, perché no, anche in D1, magari non necessariamente alla prima, ma di ritornarci in breve tempo. E niente, mi scuso con la voce, però, cioè mi scuso con la voce, mi scuso per la voce, ma sono un po' raffreddatello, mettiamo così, e quindi tante parole non le scandisco bene, mettiamo così, tanto vero non le pronuncio. Comunque, iniziamo a giocare, vediamo un po'. Avversario 85, ecco, vedete una cosa, questo è il discorso che vi dissi per chi mi segue nel precedente video, quello di venerdì, tanto per capirci. Perché? Perché cioè, anzi, cosa riguardava? Riguardava il fatto del perché non riuscivo, come nel passato, ad andare di salire in divisione in maniera facile. Se vedete, invece, una valutazione È la 85. prima gara della stagione, sappiamo quanta Dovete importanza sapere sia che questo ormai la tipo di gol gente e lo ha le sapete. squadre bomba. Per farvi È tutto capire, pronto, l'arbitro prima fischia magari calcio potevo trovare d'inizio. gli scarsoni sia a livello di gioco che di squadra. Ora invece, come avete visto, è già Fischia più 3. complicata la cosa. Comunque, dai, iniziamo, vediamo subito. Ottimo Vai, traversone. Digi, vai, vai, di Ottimo testa, traversone da parte niente. del portiere. Vai, Schürrle, vai che buona! Vai, Dichino, eccoli! Diego Costa! Bella roba, andiamoli dopo 11 minuti, 1-0. Diego Costa. Oddio, cos'è successo? Ero vinto? Ma ve lo immaginate? Di già? Oh. Vittoria! Eccola lì, inizia così. Diciamo che inizia bene, no? La divisione, bene, bene. Anzi, inizia il video, mettiamolo così. Vai, 3 punti, meno male, 1-0. E andiamo avanti così. Andiamo a fare la seconda partita, subito. Eccoci qui, seconda partita. Anche lui una discreta formazione. Tanto per rimanere sul tema di prima per quanto riguarda la qualità degli avversari. In buona lì. Vai, vai, vai Lacazette, vai, vai Lacazette. Vai, eccolo! Lacazette! Ragazzi, per chi lo sapesse, anche lui è un altro gioiellino, eh? Lacazette. Vola e non è, seppur non fenomeno, malaccio coi piedi. Avanti la passata in colazione con il possesso del pallone. Buona serie di Vai, vai passi. De Chino! Vai! Diego Costa! 2-0! Sempre lui! E andiamo di... Pressione su di lui. La casetta trova la magia in campo. Come si gioca, C'è la come si magia. gioca, giù, vai, Ecco il tiro. mamma mia ragazzi, che azione, ancora la casette, mamma mia che bello, del Camellia, Diego Costa la casette,
Bella roba lì. Da lì, fai vedere. Luck. Fate che ci ho avuto paura che Diego Costa fosse in fuorigioco, però così meno male non è stato. 3-0, la casetta. E andiamo. Leva, cazzo. Che palle. Matic. 3-1, ho fatto anche il dischetto gol comunque. Va bene, dai. Vai Diechino ancora, vai! No, cazzo! Dai. Vai che buona! Vai la casetta, vai che buona! Alexandre! La casetta, che cazzo dice Alexandre? Alexandre, che cazzo ha? Insomma, la casetta! Ripetta ragazzi, bella roba lì, 4-1, andiamo! Attenzione ragazzi, forse è ritirato anche lui, cioè anche, forse prima no, forse lui comunque si è ritirato. Vittoria 4-1, l'importante è quello, guardiamo come sempre, 6 punti e andiamo, 2 su 2, bella roba ragazzi, bella roba davvero. Andiamo a fare subito la terza, subito, subito che ora che siamo belli carichi. Anche se ho appena detto andiamo a fare subito la parte successiva, fatemi un attimino rimettere la maglia, quella, la prima, quella di Livorno che... Per una curiosità mia misi quella del Chelsea e purtroppo mi sono reso conto solamente prima giocando di non averla ricambiata. Quindi scusate, ma rieccomi. Ora andiamo a giocare. Chiaramente anche lui la Bundesliga. Addirittura c'ha De Bruyne if, per non parlare dell'attacco bomba, del centrocampo stesso bomba e della difesa bomba. Vedete ragazzi, quando dico che comunque sono tutti più forti, lo dirò sempre, eh? Sempre lo dirò. Ma guarda lì, comunque dai, crediamoci. Vai Alexander! La casette! Mamma mia ragazzi, sono 4 minuti. Quanto è forte, quanto è forte! Per la cronaca, io ho la casette 82, eh. C'ho quello versione potenziata, che so come è nettamente migliorato secondo a quella 79. Tanto per la cronaca. Dio buono, bella roba, bella roba, bravo la casetta e va bene uguale che andremo, va bene così, bene. No! Che cazzo ha fatto? Perché sarebbe buttato da Golopez? Dai, che palle! Che cazzo? No, dai, lo vorrei rivedere, lo farà rivedere, fammi vedere. Perché sarebbe buttato? Dai, cazzo, Lewandowski era uno. No. Lewandowski, mi hanno fregato bene bene. Che palle, 2-1 lì. Cazzo, mamma mia, meno male. Che dormite però lì. Carta! Ma porca troia, ma che palle, ma che cazzo devo fare più di pigia X per farlo saltare? Dai, che palle, Dio. 3-1, Lewandowski. No, non c'è nessuno, Dio, che palle. Vai, vai, la casa... No! Che cazzo ha fatto a sbagliare questo tiro lì? No, non va a fanculo. Ma Madonna santa di sto nessere vide, devo andare sempre in ritardo. Oi, 4-1. Dai, ma che cazzo, ma sempre anticipare. Boia, che cazzo, 5-1 di che strina, che figuretta di merda di. Oioide. Questo via è rosso, però anche se l'hanno preso da un cambio, questo via era ultimo uomo. Fatto, rosso, giusto sì. Va, va sotto la doccia, vai. Cavea, 5-3, sì, però è tardi per far gol.
da lì 5-4, ma ve ne rendete conto? Siamo svegliati alla fine, dì. Ormai, porca troia. Fino a che tempo di recupero, dì. Che cazzo, ma guardimi Teo. Si è preso non tutti e 5, ma alcuni col primo in primis di merda, dì. Oi oi, via, si è perso male. Che comunque 5 compresi sono tanti, anche se 4 sono altrettanto tanti. Però alla fine ve le conta e chi va a vincere. Quindi nulla, via. Prima sconfitta, diciamo, di questa stagione, mettiamola così. Vediamoci qui, un tamburino, insieme. Sì. Andiamo a fare la partita dopo. Prossimo avversario, eccolo lì. Vediamo un po' la squadra. La 79, ecco, questi in teoria. Sì, in teoria è un cazzo, ma guarda, come mai è solo 79? Guarda lì che squadra c'ha. Ribord, di Bundesliga, via. Speriamo bene. No, no, rigore, di. Porca troia, di. Che cazzo. Tre volte, di. Dio buono, di. Che qua. Vai, Paul! No! Palo, maledetta la miseria. Vai, Lichino! No! Non ci voglio rete. No! Cazzo, però dentro, di. Dio buono, di. Vai buona! No, quadrato! No, che palle! Vai, vai, vai di Chino! Tira! Oh, mi avete rotto il cazzo, non ne vale entra una! E che palle, di! Vai di Chino, tira! Rigore! Oh, finalmente! Ma tanto col culo c'è uno sbaglio! Non ci voglio rete! No! Non ci voglio rete! Via, persa anche questa, non dico niente perché tanto cioè è inutile, tanto quando vi dico che c'ho merda e per queste cazzatevi che io vado avanti a retrocedere e non riesco più ad andare di uno, cioè questa era la prova, era la prova. Comunque 2-2, 2 vittorie e 2 sconfitte. Andiamo a fare l'ultima partita di questo video, vediamo un po' che squadra c'ha. No, tutto avversario, valutazione 85. No, robetta semplice, squadretta, sempre la mia portata soprattutto. Ganzo l'attacco poi, soprattutto, e anche a centrocampo. Vai, vai, Barbo, vai! Ma tira! Ma si può vedere! Ma che cazzo di, ma che piedi di merda c'hai, Barbo! Vai, 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 Dechino, vai, vai, vai! E vai a fanculo però! Lo farò, lo farò, lo farò. Bimbi, non ci voglio rete. Non ci voglio rete, ma che cazzo di piedi di merda c'hai, Barbo, del cazzo. Tira, che tira. Tira mai, tirati. No, che cazzo, ma non entra pure, ma che palle. Non ci voglio niente ragazzi, avrà fatto due tiri, due o tre tiri tutta la partita, vedete? Oi oi, via, persa anche questa, andiamo di. Via, persa, bella roba, avete visto? 5 partite, 2 vittorie e 3 sconfitte. Io voglio sapere come faccio a salvarmi, cioè, che dire. Oh. Prima di lasciarvi però volevo aprire un pacchetto con voi in diretta. Guardiamo se almeno vi sono fortunato. Ci vedo poco, ma si prova. Bello, bella roba. Sì, proprio fenomeni. E inoltre, prima di lasciarvi, volevo farvi vedere alcuni dei pacchetti che ho aperto, diciamo, durante fra venerdì ed oggi, martedì. E c'è alcuni, tutti dei pacchetti, e l'unica soddisfazione l'ho trovata in questo pacchetto qua, ovvero che ho trovato di che
nella versione potenziata, insomma, quella dell'ultimo aggiornamento, che l'ho rivenduto facendo, mi pare, 15.000 a tempo. Non so se è già calato o addirittura salito. Poi, e quindi questo è l'unico. Poi qui ho aperto un altro pacchetto, ho trovato, cioè, un giocatore. Io sinceramente quando vedo già che il giocatore non è raro, fra l'altro, passa per entrare nei pacchetti. Difatti ne apro un altro, perché sai, sono molto coerente con quello che dico. E qui invece, niente, l'unico trovato è stato raro Insigne, niente di che. Vabbè, come sempre, gli stemmi, le maglie, insomma, roba così. Poi ne apro un altro, è il terzo ultimo, che invece trovo incredibilmente due giocatori rari, fra cui Kayon, che non è che ci abbia fatto tanti soldi, però un millino mi pare, mille qualcosa ce l'ho rifatto. Insomma, ecco, il penultimo pacchetto, stavolta mi fido di Hazard, non so se avete fatto caso, ma se non erano tutti quell'altro era Higuain, e qui trovo Cardoso, niente di eccezionale nemmeno qui, e poi qui nell'ultimo mi rifido di Higuain, vado a trovare Giovinco nella versione, insomma, da giocatore del Toronto. L'unica cosa buona è almeno c'è contratti, che quelli comunque vanno sempre comodo. E detto questo, niente, il video finisce qua e ci rivediamo al prossimo appuntamento. Ricordatevi, se volete, di mettere sia mi piace e di condividere il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Detto questo, alla prossima. Ciao!